Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Trattor Vlog. Io sono Giuliano e oggi finalmente c'è il sole, i campi si sono asciugati e possiamo andare in campo a provare questo Landini 5120 che mi è stato fornito in prova da Landini per eseguire i The Italian Farmer Test. Ovviamente ringrazio Landini per la fiducia. Detto questo, inversore avanti, prima e possiamo partire per andare in campo. Oggi ragazzi, test della PTO per sapere appunto la resa, la PTO, consumi. Abbiamo qua al posteriore un trinciastocchi da 2,50 m, sicuramente non andremo a sfruttare tutti i 114 cavalli del trattore perché insomma questo attrezzo nelle situazioni più gravose richiede una potenza massima di 80-85 cavalli, quindi diciamo che se la gestisce in scioltezza, infatti dopo vedrete. Il trattore ragazzi è praticamente full optional, è il top di gamma della serie 5 di Landini perché ci sono tre modelli, questo qua è il 120, quindi il top di gamma con potenza di 114 cavalli e il motore è un FPT F36 appunto con 114 cavalli, 3,6 litri di cilindrata e 4 cilindri. Monta un cambio che Landini chiama T-Tronic, in questo caso con 48 marce avanti e 16 indietro, ma vi ho approfondito diciamo il funzionamento del cambio nello scorso episodio, nello scorso far vlog dove abbiamo seminato, dove l'abbiamo utilizzato per macchina tuttofare addetta ai trasporti di sementi, ve lo lascio qui in alto a destra, lì trovate tutte le info sul cambio, però ovviamente dato che insomma nei commenti ne avete discusso parecchio, è disponibile con altri tipi di cambio e soprattutto configurazioni, magari c'è il 12 più 12, il 24 più 24 con inversore idraulico come in questo caso o meccanico per chi appunto richiede una macchina più spartana, diciamo così. Dopo appunto parleremo anche dei vari optional, di come è configurata la macchina, però quello che ho notato guardando appunto il sito Landini per le varie configurazioni è che in sostanza uno si fa un po' la macchina come vuole, o super accessoriata o super spartana, meccanica, con meno elettronica possibile. Adesso mi dirigo in campo, apro il campo appunto facendo i giri attorno, vi taglio tutta quella parte lì che è abbastanza noiosa in modo tale che ci vediamo direttamente nel vivo della lavorazione. Ok, come avrete potuto vedere ho finito i giri attorno e adesso possiamo iniziare il campo, però mi sono fermato per farvi vedere, praticamente ho resettato la macchina in posizione di trasporto per farvi vedere come avvio la PTO, come regolo il sollevatore e così via. Però ragazzi, non vi ho detto cosa andiamo a fare oggi, anche se l'avrete letto nel titolo e penso intuito dalle immagini precedenti. Oggi andiamo a sfalciare, e dopo vi spiego il motivo delle virgolette, la mia erba medica. Lo facciamo con un trinciastocchi, quindi diciamo che andiamo a pulire il campo più che sfalciare l'erba medica in sé. Comunque dopo vi spiego meglio il perché e anche come si presenta il campo, quindi scendiamo un po' a vedere il lavoro che fa. Adesso ragazzi mi metto dritto perché diciamo che apro il campo in altri 4 rettangoli per poter entrare e uscire senza dover far manovra. Però adesso togliamo la marcia, togliamo l'inversore e vi faccio vedere un po' di cose. Allora qui appunto è la plancia di comando, se avete domande o commenti fatemele pure. In questo caso il sollevatore è completamente elettronico, qua abbiamo delle impostazioni appunto con questi potenziometri e qua il comando alto, basso, affondamento e profondità sempre del sollevatore elettronico. Qui la sensibilità dello sforzo controllato, qua la velocità di salita e discesa del sollevatore e infine l'altezza massima, che in questo caso vado ad abbassare col tastino, vedete appunto che va giù, e me la setto sulla prima tacca in modo tale che potrò alzare il sollevatore
mantenere la PTO accesa e in piano senza fare danni e poter fare manovra, però non facendo toccare le ruote del trinciastocchi. Poi qua velocità di alzata e discesa del sollevatore al massimo, sforzo controllato disinserito. Questo è il tasto di azionamento della PTO, si preme e si tira verso l'alto per avviarla, appunto avete sentito che si è avviata, e poi basta premere per disinserire tutto in modo molto rapido per una questione di sicurezza. Come vi dicevo prima, il sollevatore in questo caso è completamente elettronico, però può essere ordinata la macchina anche col sollevatore classico meccanico. Poi, tornando a noi, dobbiamo aumentare i giri motore. Lì avete il display che vi dice i giri della PTO e la modalità, in questo caso siamo in 540e, cerco di avvicinarmi per farvi vedere. Adesso noi con l'acceleratore manuale andremo ad aumentare i giri motore e di conseguenza quelli PTO fino a 550-600, appunto perché siamo in 540. Ok, cosa molto interessante dei giri motore è che con questo tastino possiamo andare a memorizzare i giri, appunto è una memoria motore. Noi andiamo a tenere premuto e lì sul display mi dirà appunto che ha salvato 1829 giri. Di conseguenza io posso andare a togliere anche l'acceleratore a mano, metterlo al minimo, basterà premere il tasto per tornare al minimo dei giri motore o richiamare i 1830 giri. Appunto sentite che è ritornato a 1830. Adesso siamo a 1830 giri con 600 giri di PTO, sono un po' sopra ai 540, in modo che se il trinciastocchi dovesse mangiare un po' di terra o una grossa massa di erba e quindi dovesse sforzare e di conseguenza calare un po' di giri, ha un po' di margine appunto per rimanere sempre sui 550. In sostanza adesso siamo pronti per partire. Come marcia inserisco una gamma media, quindi l'omino, e una seconda C, diciamo così, inversore avanti. E adesso qua ragazzi appunto devo andare dritto per fare appunto i rettangoli di cui vi dicevo prima. Dopo andremo a vedere il lavoro, andiamo a approfondire la macchina, che comunque vi posso già dire, rimanendo in tema PTO, dato che sicuramente vi interesserà, possiamo mettere dentro anche la terza appunto. 7 km orari, viene fuori un buon lavoro. Sto prendendo un traliccio come punto di riferimento che così vado dritto. E vi sto dicendo, la macchina sul lato PTO può essere base e quindi avere una mono velocità, oppure anche full optional come in questo caso, che avete la 540, la 1000, entrambi eco o normali. Eco vuol dire che il trattore riesce ad arrivare a 540 o 1000 giri col minor numero di giri motore possibili, e dopo c'è anche la modalità sincronizzata con le ruote per le applicazioni che lo richiedono. La doppia velocità è ovviamente optional. In questo caso ragazzi arrivo in fondo, alzo, qua adesso sono andato abbastanza dritto e vado a farmi una passata proprio vicino al traliccio, che dopo dovrò perdere un sacco di tempo a farmi il traliccio. Qua appunto ragazzi abbasso con appunto il selettore e via così in scioltezza, con un super assale che ammortizza tutti i solchi, vedete, in maniera ottimale, e la cabina sospesa fa un gran lavoro, ma vi ho diciamo raccontato di questo in modo molto dettagliato nello scorso video. Comunque ragazzi, in descrizione vi lascio brochure, link al sito e social Landini per qualsiasi tipo di informazione. Dopo, come ben sapete, rispondo a tutti i commenti, quindi possiamo discutere, parlare, ditemi i vostri pareri su questa macchina e così via, proprio in modo molto molto semplice. Qua devo stare attento al piantone di cemento del caro traliccio. Ok, qua sono andato un po' più storto. Comunque, a proposito di andare dritti o storti, il trattore appunto può essere munito
di guida assistita. Qua vedete che appunto c'è il motore del volante, sopra c'è anche l'antenna, però mi manca il monitor. Però appunto potete avere anche tutte quelle soluzioni di agricoltura 4.0, come presa ISOBUS, guida assistita, interconnessione e così via. Insomma, anche lui è dotato di tutti i sistemi per l'agricoltura 4.0. Ovviamente approfondiremo ogni aspetto nella recensione finale, che uscirà fra qualche settimana. Adesso lo provo ancora per qualche ora e poi dopo procedo a registrare la recensione finale. Come avete visto prima, quando arrivo alla fine, diciamo, della passata, tiro giù una marcia con i bottoncini. Appunto, come vi ho detto, c'è marcia, in questo caso seconda, A, B, C, e posso appunto decidere, vado dalla C alla B per rallentare in fondo al campo e fare una manovra con più precisione. Appunto qua tolgo una marcia, dito sul sollevatore, arrivo in fondo, sterzo tutto, appunto l'angolo di sterzata è molto buono, e poi appunto faccio l'ultima passata a vista. Ok, cercando di andare il più dritto possibile. Dopo ovviamente vi farò vedere come viene il lavoro e anche la postazione di guida, mettendomi la GoPro in testa. Ho messo in seconda e non in prima per avere la leva del cambio molto più vicina a me, al bracciolo, e potermi gestire le varie marce coi bottoni in modo molto molto più comodo. Ok, siamo arrivati in fondo, giù una marcia per andare più tranquilli, fine campo, si tira su e via così. Poi si può inserire la marcia appunto per fare la manovra più velocemente. Adesso ragazzi pulisco attorno al traliccio e dopo torno da voi, che è un po' complicato e non voglio annoiarvi. Bene, anche il traliccio è fatto. Adesso arriviamo là in fondo, ci giriamo e andiamo a vedere come viene il lavoro e vi parlo un po' di questa erba medica, se così si può chiamare in questo preciso momento dell'anno. Ovviamente sto con la ruota alla mia sinistra a filo della fine della passata precedente per appunto eseguire un taglio corretto, perché il trinciastocchi è leggermente scentrato verso la mia destra. Ok, direi che ci possiamo fermare qui per andare a vedere come viene il lavoro. Togliamo l'inversore, freno a mano, abbassiamo il numero di giri, perfetto, e poi appunto stacchiamo col bottone, come vi ho detto prima, qua sopra. Adesso la macchina è parcheggiata, tutto a posto, aspettiamo che si fermi il trinciastocchi e poi scendiamo dal trattore. Ok, trinciastocchi fermo, andiamo giù a vedere come viene la lavorazione. Ok, eccoci giù dal trattore e allora, sfalcio, è dell'erba medica appunto tra virgolette, stiamo pulendo il campo, è metà febbraio, quindi ovviamente il gelo ha distrutto l'erba medica, che però quest'autunno non avevamo sfalciato e abbiamo fatto crescere. Infatti vedete che è questa qui gialla e secca con su il seme. Appunto qua c'è un po' di seme che, se ancora buono, andrà a rinfoltire il prato, forse. Ovviamente più che erba medica in questo momento abbiamo dell'oietto, in qualche punto del centocchio, e vabbè, ovviamente erbe infestanti. È il terzo anno per questo prato di erba medica, non so se questa primavera si riprenderà. Staremo a vedere, probabilmente sì, perché comunque la radice sotto è ancora buona. Staremo a vedere. Il taglio direi che viene abbastanza bene, è tutto ben macinato e perfetto. Insomma, dai, almeno è tutta sostanza organica. Per chi si stesse chiedendo perché non ho affinato questa erba medica a tempo debito,
Dopo vi spiego tutto. Comunque, per i più curiosi, questa è un'area EFA, uno dei requisiti del greening, appunto, per percepire i contributi PAC. Di conseguenza è erba medica seminata per fare un'area EFA, totalmente biologica, nessun trattamento, ed è per quello che ci sono anche così tante infestanti. In ogni caso, ho approfondito tutto questo argomento, erba medica, area EFA, di come la gestisco e tutti i problemi, in un video che trovate qua in alto a destra della mia serie tecnica situazione in campo. Adesso direi di non perdere altro tempo e procedere con la lavorazione. Intanto vi faccio vedere qualche ripresa dall'esterno. Intanto qua, come potete vedere, sto procedendo in maniera molto spedita. Stiamo andando a una velocità, perché prima mi sono dimenticato di dirlo, di 7,4-7,5 km orari, e sto venendo fuori, appunto, come avete potuto vedere, un buon lavoro. Qua mi sono messo la GoPro in testa, che così potete un po' vedere la postazione di guida e poi anche la plancia, insomma. Dopo vi faccio vedere qualche dettaglio interessante. Prima però, ragazzi, vorrei parlarvi di consumi. Lo so che siete curiosi, ho fatto i miei test sia monitorando il contalitri, appunto, sul display di bordo qua centrale al cruscotto, sia appunto col contalitri più preciso della cisterna, e monitorando appunto i vari carichi di gasolio, i vari rifornimenti. Allora, in questa lavorazione con un trinciastocchi da 2,50 m che richiede 85 cavalli nel peggiore delle situazioni, PTO in 5,40 economica, eco, impostata a una velocità di 600 giri, quindi un po' più del dovuto. Il trattore eroga 600 giri in questa condizione a 1800 giri motore. Il consumo effettivo per ora è di 6 litri orari. 6 litri per ora. Dopo però ho provato la stessa configurazione con la 5,40 normale, il consumo aumenta leggermente, si arriva a 6,87 litri ora. Però in questo caso, ragazzi, non c'è motivo di utilizzare la 5,40 normale, perché appunto, essendo un attrezzo che richiede solo 80 cavalli, è giusto utilizzare la 5,40 eco e risparmiare tanto carburante. Ed è proprio per casi come questo che la macchina ha la possibilità di impostare la PTO in 5,40 economica. Dopo, ragazzi, per gli appassionati di motori vi dico una curiosità. Alcuni anni fa, in The Italian Farmer Test, ho utilizzato il 3,4 litri di FPT, che, se non ricordo male, era il modello F14. Invece in questo caso abbiamo l'F36 3,6 litri, sempre 4 cilindri entrambi, e devo dirvi che questo 3,6 litri di FPT rispetto al suo fratello minore da 3,4 litri rende molto meglio, sia come consumi, consuma molto meno, a mio parere rende meglio anche in PTO, è un po' più scattante, insomma, ho visto sicuramente dei miglioramenti notevoli rispetto alla versione 4 cilindri, sempre 3,4 litri. Quindi ottimo punto anche questo, e ottima scelta da parte di Landini di equipaggiare questo serie 5 con il motore 3,6 litri F36 di FPT.
sto anche un po' in silenzio, così puoi goderti la lavorazione, insomma, un po' in prima persona. Appunto, vedete che avendo fatto i giri attorno posso entrare e uscire nei vari rettangoli che ho creato in scioltezza. Ok, dato che la GoPro è in testa, adesso cerco, magari tiro giù una marcia e vi faccio vedere un po' la cabina, qualche dettaglio interessante. Mi sono fermato del tutto, così vi faccio vedere proprio tutto nel dettaglio. Allora, qua sulla sinistra abbiamo il comando per i fari da lavoro anteriori in due posizioni e i posteriori in una posizione. Tutti i fari da lavoro sono a LED. Poi qua il lampeggiante, le quattro frecce. Qua sotto invece abbiamo i lavavetri e il tergicristallo anteriore, invece il posteriore si aziona con un tastino sopra il motore, che è questo qui. Poi la leva dell'inversore con retromarcia, neutro e avanti. Il cruscotto con gli indicatori appunto del livello di carburante, temperatura, velocità e così via. Appunto si può switchare tra le varie schermate. Comunque appunto ci sono un po' di parametri, contatori, si può guardare la sospensione come impostata, la velocità di innesto della PTO, i consumi, l'orario, la posizione del sollevatore, insomma tutte le informazioni classiche. Comunque, tornando molto velocemente sul discorso consumi, ho trovato questo contalitri orari istantaneo molto molto preciso e ben tarato. Infatti segnava 6 litri, 6,2, e alla fine si sono rivelati anche a pistola cisterna 6 litri orari, quindi ottimo, perché lo sapete che su tante macchine che ho provato l'ho sempre trovato abbastanza così così, diciamo. Poi qua abbiamo la leva per le frecce, destra, sinistra, il clacson. Qua appunto sono i fari stradali, che poi, tornando qui, possono essere impostati in due modalità, appunto per diciamo situazioni in cui avete il caricatore frontale o meno, che diciamo occupa il campo visivo dei fari. Se per esempio ce l'avete tutto basso, potete switchare tra dei fari stradali posti sotto oppure sopra, sui due montanti delle frecce anteriori. Il comando del caricatore frontale, la leva delle marce ovviamente, l'acceleratore manuale, la memoria motore, tre distributori idraulici meccanici, appunto con la leva col cavo collegato al distributore. Il primo può essere messo in mandata continua e posizione appunto flottante di scarico, come gli altri due che però possono essere messi solo in posizione flottante di scarico. Queste levette grigie in plastica che vedete sono per impedire il movimento accidentale delle leve prendendoci contro. L'azionamento della PTO, l'accendisigari, il potenziometro, come vi dicevo nello scorso video, per impostare aggressività tra virgolette, quindi la velocità di innesto della frizione e dell'inversore. Controllo del sollevatore che vi ho spiegato prima, che comprende questo pezzo e questo pezzo. Disinserimento della sicurezza sedile PTO o PTO auto quando si alza e abbassa il sollevatore, in caso per esempio di erpice rotante che quando arrivate in testata potete alzare e far spegnere automatico la PTO. Doppia trazione, bloccaggio differenziale totale, impostazione della rigidità della sospensione anteriore. E qua, tornando sempre sui distributori, avete il quarto distributore che ha ad azionamento elettronico, ma è dedicato solo ed esclusivamente con dei tasti on off, quindi non proporzionali, per il terzo punto idraulico e regolazione di un braccetto laterale del sollevatore. Appunto potete, diciamo, alzare e abbassare un braccio. Poi qua c'è il selettore delle gambe, portaoggetti, un portacenere che si può appunto anche estrarre per la pulizia, ottimo. Una presa 12 volt classica. Poi qua abbiamo altre prese 9 poli isobus e così via. I vari selettori per la PTO 540, folle, 1000, sincronizzata e azionamento normale, eco e normale e così via, insomma. Inserimento del freno del rimorchio, appunto è un tasto con una sicurezza. E un altro portaoggettico riempito con la mia attrezzatura video da cabina. Il sedile del passeggero, anche quello del conducente, sono con cintura di sicurezza ovviamente a norma. Le bocchette d'aria condizionata sono fortunatamente in alto, qui c'è il controllo caldo, freddo e velocità della ventola.
qua abbiamo la radio, ma comunque ragazzi, se mi scappa qualcosa vi approfondirò tutto nella recensione finale che appena uscirà troverete qui in alto a destra. Specchietto retrovisore, diciamo così. Qua abbiamo una tendina parasole che con questo tastino, ragazzi, può rientrare. Adesso sto facendo tutto con la mano, è un po' difficile. E qui, ragazzi, c'è il tettuccio panoramico per l'utilizzo con caricatore frontale. Vedete che appunto potete vedere tutto e ovviamente si può aprire tramite queste maniglie. Io direi adesso che mi finisco il campo e poi ci vediamo alla fine del video per i saluti finali. Ottimo, campo finito, possiamo tornare a casa e chiudere il video. Non so chi l'ha notato, ma forse i più attenti sì, c'è piumino firmato Landini. Cioè, di cosa stiamo parlando? Proprio meglio di così non si può, in pandan col sedile. Bene, detto questo, io vi ringrazio tanto per aver visto il video fino a questo punto. Non vi ho risposto alla domanda di prima riguardo alla refa, perché non ho fatto fieno a tempo debito e così via, perché ragazzi, uno, non sono attrezzato con attrezzi da fienagione, e secondo, ho provato a venderla o regalarla, e venderla non ne parliamo, ma anche regalarla è un grande problema. Sono riuscito a regalare un po' di sfalci, dopo non più, e di conseguenza l'ultimo, che comunque era abbastanza triste come sfalcio, ho deciso appunto di mandarlo a seme, fare sostanza organica, arricchire il terreno comunque, perché l'erba medica è azoto fissatrice, e poi appunto, appena le condizioni lo permettevano, andarla a sfalciare, sperando che poi questa primavera, questo è il terzo anno, ricacci, e probabilmente continuerò a macinarla se non troverò nessuno a cui venderla o regalarla. In ogni caso, maggiori dettagli su situazione in campo. Qui alle mie spalle avete potuto vedere, ragazzi, purtroppo l'entrata in questi campi è un po' accidentata, diciamo così, perché lo stradone è sopraelevato. Comunque qua appunto alle mie spalle avete potuto vedere e potete vedere l'orzo che abbiamo seminato su sodo, che veramente è bellissimo, è nato tutto, a parte purtroppo nelle zone dove si è allagato questo autunno-inverno, perché è piovuto veramente tanto. Però non preoccupatevi, che parleremo di tutti questi dettagli in situazione in campo. Ragazzi, appunto, ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto fino a questo punto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra con un commento e lasciando un mi piace. Direi che con questo trattore ci vediamo nella recensione finale, invece per quanto ci riguarda ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog.